Benvenuti alle teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano. Mio ospite qui al Circolo dei Lettori in via Bogino 9 a Torino è Giampaolo Ormezzano. Giornalista, scrittore, personaggio unico e irripetibile, adesso anche attore, è stato mio direttore a Tutto Sport, è da sempre mio amico e mio punto di riferimento, è Del Toro e qui ci fermiamo. Fate bene pure a fermarvi perché non avete nessun visto speciale e nessuna magnanimità di lombi per andare oltre voi della Juve. Bene, parliamo della tua ultima esperienza a teatro, con Assemblea Teatro, l'Inafferrabile, in bici con Bartali e in moto con Lulù, due storie dei giorni della Resistenza, testi di Pino Cacucci e Giampaolo Ormezzano con Luca Ocelli, Andrea Castellini e Valeria Benigni, regia del grande Renzo Sicco. Com'è nata questa idea? Ecco, sarebbe bello se lo sapessi chiaramente, così lo potrei spiegare anche a me stesso. E una volta parlavo di Bartali, io ho avuto il privilegio di conoscerlo molto bene per 40 anni, io copiano totale, no? Lui juventino, io granata, perché Coppi tifava Toro e lui invece tifava Ponte Aema che aveva le maglie bianconere. Insomma, comunque è stata una vera amicizia cementata, dura, con contrasti e tutto. E raccontavo di Bartali, eccetera, e di questa trovata, scoperta, rivelazione di Bartali, che durante la guerra, approfittando della sua situazione di ciclista già molto noto, aveva già vinto due giri d'Italia e un giro di Francia, passava le linee tedesche e portava in Vaticano documenti e denaro. Cos'era la staffetta, insomma? Sì, una specie di staffetta. Dicono nel tubolare delle biciclette, addirittura. Passava con una maglia a Bartali, molti tedeschi addirittura lo riconoscevano, il pretesto era quello degli allenamenti, però era un po' sospettato, tant'è vero che fu fermato da un terribile torturatore dell'epoca, il maggiore Carità. La banda sua di repubblichini seminava il terrore, però fu rilasciato perché poi era Bartali, un po' non lo si faceva capace di questo. E in realtà io lo seppi solo dopo la morte, grazie al figlio Andrea, con cui ho lavorato a un libro sui padri Andrea Bartali e Marina Coppi, e mi disse che il papà addirittura voleva querelare che ricordava queste cose. Allora, raccontava Renzo Sicco, lo associai al Bartali, che quando io gli dicevo tu in fondo forse hai salvato l'Italia portando le piazze ad applaudire te invece che a entrare in rivolta ufficiale per l'attentato a Togliatti del 48, tu intanto vincevi il tour e la gente andava in piazza ma si scordava l'indignazione e applaudiva te, e lui dice io non ho salvato assolutamente nessuno Italia, io ho fatto un ciclista e basta. Questo Bartali estremo voleva addirittura querelare un giornalista polacco, anglo-polacco, che al seguito delle truppe americane, anglo-americane, aveva scoperto questa storia e l'aveva messa in un suo libro di margine, di striscio, aveva dato vita addirittura a un telefilm negli Stati Uniti. Bartali voleva querelarli. Io sono riuscito a sapere la storia grazie a suo figlio che l'ha scritta in un libro veramente... E così l'hai portata allora a teatro. Allora ho raccontato a Renzo, mi ha detto ma che bella storia, usiamola per... E lì è scattato un congegno superiore alla mia capacità di intendere e volere, perché mi sono trovato sbattuto a Mahuacan, che è una cittadina, un paesucolino messicano di 700 anime, al sud dello Yucatan, del mitico Yucatan, al confine col Belize, col Guatemala, dove non c'è nessuno, salvo noi, che abbiamo fatto questo festival Cruzando Fronteras, dove io, parlando uno spagnolo inferiore addirittura al messicano di Padova, che da bambino usavamo negli scherzi, aggiungendo la S a ogni parola, ho tenuto una specie di lectio magistralis sulla mancata vocazione giornalisticamente autentica della stampa sportiva, perché noi, io per primo, a contatto con grandi avvenimenti, la strage di Tlatelolco prima dei giochi di Città del Messico 68, Monaco 72, Piazza delle Tre Culture, Monaco 72, Monaco 68, i neri, siamo sempre stati inferiori, non parliamo poi del nostro silenzio complice per i campionati mondiali d'Argentina del 78 con la giunta militare di Videla, che sterminava chi la pensava contrariamente a loro, e abbiamo sempre taciuto, ho detto così, con l'alibi allo sport, agli sportivi, con questa specie di passaporto morale che ci dà lo sport, e mi sono messo tra i colpevoli, anche perché ho avuto la fortuna, io di essere stato a Buenos Aires messo al muro dalla polizia di Videla assieme a Sivori e Berzot e Nestor Rossi, gloria del calcio argentino, messo al muro nel 78 pieno Videla, e non l'ho scritto, quindi, oppure su pressione di Berzotte e di Sivori, non l'ho scritto, cosa grave. Mi sono autodenunciato e poi ho detto guardate Bartali che era un materiale umano meraviglioso e non l'abbiamo mai usato.
scrivi queste cose, Maria Torenzo, l'ho scritta, ho raccontato di Bartali, Andrea Castellini ha recitato il mio Bartali ai messicani in italiano, quindi non hanno capito assolutamente nulla, già a prescindere dalla mia nebulosità di scrittore, che tu hai onorato di questo termine, io sono uno scrivente e basta. E è andata bene, è piaciuto, l'abbiamo bissato appena tornati dal Messico, da questo, io non lo chiamo neanche Messico, mi ha fatto ridere il Papa alla fine del, vengo dalla fine del mondo, noi eravamo ben oltre, oltre dalla fine del mondo. E l'abbiamo bissato a Firenze, non ci hanno linciato, se parli a Firenze di Bartali non bene, certo, rischi il linciaggio, in un posto poi la Fortezza da Basso, in una mostra di ciclismo, bellissimo, quindi posto canonico, e è venuto fuori uno spettacolo qui dove una mia prolusione racconta del mondo semplice dei ciclisti, attraverso un episodio troppo lungo a raccontare, ma molto divertente. Voce fuori campo. Due ciclisti pedalano, no? E si raccontano la loro vita grama, e uno racconta all'altro Bartali, Bartali partigiano. C'è una lavandaia che assiste, che li sprona, un direttore sportivo neurastenico che dice andate fuori tempo massimo, loro pedalano, pedalano, e poi c'è, come posso dire, l'aggancio, in piemontese si direbbe da Giacalessì, visto che siamo qui, parliamo anche di Lulu. Chi era Lulu? E qua subentra Pino Cacucci, scrittore famoso, poi traduttore, tanto per dire. E Lulu era un partigiano francese che aveva un successo anche con le donne nelle Langhe, era meraviglioso, era un impasto tra Robin Hood e Panciovilla, ecco. Fu ucciso in circostanze abbastanza strane, forse anche per gelosie, non amorose, politiche, okay? O forse semplicemente dai tedeschi o dai repubblichini. Era chiamato l'inafferrabile, come Bartali, che fu addirittura messo al muro, Bartali, ma non per la sua attività partigiana, perché durante la guerra aveva accettato per forza l'iscrizione per fare il servizio militare alla polizia stradale, aveva messo la divisa solo in alcune occasioni, ma nei giorni della liberazione qualcuno si ricordò di averlo visto in divisa e fu messo al muro, fu salvato in extremis, si moriva anche per molto meno, allora. E basta, d'altro non so, il resto è nelle mani del grandissimo Renzo Sicco. Del grande Renzo Sicco. Ecco.